Eh, buongiorno a tutti, io sono Mauro Del Corpo, sono un socio fondatore dell'Associazione Casa dell'Agricoltura. Non parlerò della, della nostra associazione. Se qualcuno fosse interessato, Casa Agricoltura con una solo tra casaagricoltura.org e lì scopre tutto. Veniamo subito, intanto benvenuti a tutti. Subito a, entriamo subito nel merito del, dell'argomento, del titolo di questo, di questo incontro, che io preferirei chiamarlo Conversazione a più voci, cioè non dobbiamo in qualche modo eh, sottolineare alcuni aspetti eh, di carattere personale, quanto confrontarci un po' su, sul tema dell'innovazione, del rapporto tra innovazione e sostenibilità eh, nell'agri-food. Eh, mi viene da pensare una cosa sola, introducendo, Inno, la parola innovazione era una parola che è entrata di moda negli anni Ottanta e per certi versi era una parola che aveva un significato legato allo sviluppo. Oggi quando parliamo di innovazione parliamo di tutt'altro. La stessa, se volessimo fare un po' gli eruditi, la stessa parola, l'etimologia della parola innovazione significa qualcosa di nuovo dentro, cioè qualcosa che noi voglio dire, vogliamo fare all'interno delle attività che stiamo svolgendo. Ecco, è un po' quello che vorremmo fare oggi, cioè presentarvi i nostri, eh, chi ci accompagna in questa conversazione, in modo che raccontino cosa loro fanno di concreto sul tema, de, sul rapporto tra innovazione e sostenibilità. Eh, Avremmo potuto parlare di sostenibilità in senso generale, questa cosa eh, abbiamo deciso di non farla. Pensiamo che sia più concreto e più facile per, per voi eh, cogliere gli aspetti propri delle aziende, degli enti che sono qui presenti attraverso i loro progetti, i loro prodotti, le azioni che loro svolgono quotidianamente. Vado subito a presentare le persone, poi le presenterò in modo un po' più dettagliato prima di ciascun intervento. Abbiamo Miriam Finocchiaro di Granarolo, Alberto Massa Saluzzo del distretto Dinamo, Gabriele Mongardi di Magline e eh, Simone Pedrazzini di Quantis Italia. Iniziamo subito con, con Miriam. Io do del tuo a tutti, ormai c'è questa abitudine, quindi. Ecco, eh, lei si occupa all'interno di Granarolo, ha una serie di funzioni che cascano pienamente dentro questo questo contenitore che è il salone della responsabilità sociale si occupa di responsabilità sociale di innovazione e di comunicazione quindi ci caschiamo e tra l'altro lei ha partecipato a una cosa molto importante cioè Agro Food Business Innovation Center che è un progetto di Granarolo legato legato alla, alla sostenibilità. Che cos'è Granarolo? Due parole così lei non è obbligata a dirlo, è la più grande realtà di produttori di latte in Italia, 600 produttori che si consorziano e che formano la Granarolo SPA, distribuita su tutto il territorio nazionale, quindi ha una presenza particolarmente importante. Di cosa ci parlerà lei? All'interno del sottotitolo del dell'argomento di cui trattiamo c'è una parola che è energia. No? Le parole sono tante, avremo tutto il pomeriggio per parlare di quello che ci viene chiesto, allora affrontiamo il tema dell'energia partendo da Miriam. Buongiorno a tutti e grazie innanzitutto per eh, l'invito. Eh, diceva bene Mauro, ormai siamo insomma, la famiglia del salone della CSR, eh, quindi ci diamo de, tutti del tu. Eh, diceva bene Mauro, eh, Granarolo è, ha due anime, eh, una che è quella dei produttori di latte che sono all'interno della cooperativa, l'altra invece è quella della Granarolo SPA che trasforma e distribuisce eh, i prodotti una volta eh, che sono stati lavorati, che il latte è stato lavorato. Ecco, mi concentrerei eh, maggiormente su un progetto che è particolarmente innovativo e che riguarda per una volta tanto la cooperativa. Quindi, la cooperativa di allevatori. Sono circa eh, 600 in 12 regioni italiane, distribuiti da nord a sud, eh, e eh, si stanno confrontando loro come noi sul tema dell'energia. Eh, che diventa un tema di attualità oggi più che mai perché ci troviamo di fronte anche a un innalzamento spropositato eh, dei costi dell'energia stessa. Quindi cosa succede? Vi è un'accelerazione eh, piuttosto importante eh, che porta a riflettere. Sul tema di biogas e biometano. Biogas è, gli impianti di biogas sono distribuiti eh, fra gli allevatori da diverso tempo. Gli impianti di biometano li hanno prevalentemente allevatori che hanno grande capacità di investimento eh, perché sono richiesti tanti quattrini per riuscire a eh, introdurre un, impanto, un impianto di biometano. Peraltro. Uh, Un'altra problematica significativa è anche il numero di deiezioni che si riescono a conferire all'interno di questi impianti, che hanno una ragione d'essere solo se uh, la quantità conferita è tale da giustificare l'impianto stesso. Quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo in qualche modo eh, consultati con gli allevatori e con qualche altra azienda anche dei territori sui quali insistiamo e abbiamo optato per l'introduzione di impianti di biometano che sono consortivi sostanzialmente. Quindi danno la possibilità anche ad allevatori più piccoli di fare conferimenti all'interno degli impianti che sono collocati, eh, diciamo, non troppo lontano dall'allevamento, eh, dalla, dall ma che eh, recepiscono eh, deiezioni da più allevamenti. Non solo, in realtà, siccome questo progetto è stato pensato in sinergia con il Consorzio dei Bieticoltori, all'interno di questi impianti vengono collocati anche gli scarti della lavorazione eh, delle, dei, delle barbabietole. E anche in parte quelli della frutta, perché anche Fruttager, grande azienda eh, del territorio milano-romagnolo dal quale siamo partiti, eh, è coinvolta in questo progetto. Un progetto importante perché? perché darà in prospettiva la possibilità a moltissimi allevatori di... Generare energia, metterla nella rete e generare energia utile anche ad alimentare gli allevamenti stessi, perché all'interno di un allevamento eh, la quantità di energia consumata è abbastanza significativa. Non solo eh, per alimentare le ventole che per esempio servono per il raffrescamento delle stalle, eh, ma per esempio per alimentare i robot di mungitura che oggi sempre più si stanno diffondendo fra i nostri allevamenti e sono un veicolo importante di benessere animale perché agevolano eh, l'allevatore in termini, quindi lo sgravano diciamo, dell'onere di portare gli animali a, alla mungitura, ma danno anche la possibilità agli animali di andare a farsi mungere quando più lo desiderano, quindi di fatto gli animali circolano all'interno dell'allevamento, uh, avendo la possibilità di andare a robot di mungitura nel momento in cui sentono maggiormente il gravame del latte. Ecco, questo è uno dei progetti sicuramente più innovativi che abbiamo. Ovviamente ce ne sono molti altri sul fronte della SPA. Noi Abbiamo 14 stabilimenti in Italia. Di questi 14 stabilimenti, 10 sono eh, alimentati attraverso impianti di cogenerazione. Ma oggi, di fronte alla cogenerazione, ovviamente, eh, benché sia una mh, prospettiva di grande visione. E forse una, una prospettiva di grande visione anche solo qualche anno fa e mantiene connotati di sostenibilità importante, oggi ci troviamo di fronte alla problematica del costo del gas, ehm, perché la cogenerazione di fatto utilizza il gas per produrre energia elettrica, per il produrre vapore e di fatto oggi, soprattutto se ci fosse una disgiunzione del prezzo del gas e dell'energia elettrica e il prezzo del gas dovesse raggiungere valori molto alti, la cogenerazione diventa un elemento di... Pensiero per aziende come le nostre. Vi lascio solo un numero, giusto per in, così, iniziare a parlare eh, e introdurre questo discorso. Circa il 37% eh, di tutta l'energia elettrica prodotta nelle aziende italiane viene da cogenerazione, il che vuol dire che se il prezzo del gas dovesse salire in modo molto significativo noi ci troveremmo nelle condizioni di avere una buona parte delle aziende italiane a porsi una domanda: come possiamo trovare provare a produrre energia in modo alternativo? Ecco, noi ci stiamo già ponendo uh, questa domanda e le risposte ovviamente vanno verso le rinnovabili. Ovviamente i tempi non sono brevissimi, quindi l'augurio è che la cogenerazione possa rappresentare ancora in prospettiva una soluzione sostenibile sia Economicamente, sia in termini ambientali per tutte le aziende e le imprese italiane, benissimo. Grazie Miriam, è stata perfettamente nei tempi. Eh, tra l'altro, Miriam ha introdotto il concetto che governa un po' questo salone, cioè quello delle connessioni, del fatto di operare all'interno di un sistema articolato che può essere un sistema interno, ma può essere anche un sistema di filiera. Quindi, cercheremo. Negli interventi, un po' di tenere un po' fisso questo, questo aspetto che, che è un aspetto fondamentale. Passiamo a Simone. Allora, Simone è direttore di Quantis Italia. Quantis Italia è una società particolarmente articolata, a sede in cinque paesi in tutto il mondo: Stati Uniti, Francia, Svizzera, Germania, oltre ovviamente all'Italia. È una società di consulenza e ha come finalità: prendo dal loro sito. Eh, aiutare i clienti a far fronte alle sfide ambientali. Cioè, questo diciamo adesso. Ho sintetizzato in modo un po' brutale le finalità, però credo che. C'è una cosa molto interessante, prima di passare al. al che, che Quanti racconta, scrive sul proprio sito, il fatto che sostenibilità e business possano in qualche modo convivere. E credo che questa cosa sia una cosa sulla quale una, è una connessione un po' strana da questo punto di vista apparentemente, in realtà ha un forte valore dal punto di vista proprio operativo del fare, dell'agire. Loro hanno, in termini poi nel secondo giro parleremo di altre cose, ma loro hanno uno strumento, stanno lanciando uno strumento che si chiama Quoterra. E che è un strumento interessante per le società agricole, ma per i territori più che per le aziende. Diciamo lo strumento un po' più omnicomprensivo da questo punto di vista. Chiediamo a Simone di raccontarci come rientra questo strumento all'interno del, del loro modo di intendere la sostenibilità. Eh, grazie mille, buongiorno a tutti. E, ed effettivamente, eh, riallacciandomi a, a questa introduzione, come quanti non solo pensiamo che: business e sostenibilità possano uh, convivere ma che debbano proprio uh, farlo. No? Quindi in quest'ottica uh, uh, riprendo anche la, la chiusura citando un, un, un numero. Uh, se pensiamo al settore uh, food, uh, al settore alimentare, fatto 100 gli impatti sul cambiamento climatico, quindi gas effetto serra, si può eh, stimare che circa 27-28% di tutte le emissioni a livello mondiale sono ri riconducibili al mondo food. La stragrande maggioranza di questo impatto è legato al settore agricolo e all'interno del settore agricolo c'è una componente di impatto che è relativa al cambiamento dell'utilizzo del suolo negli anni. Quindi banalmente, eh, per, per chi ha bevuto un caffè adesso dopo pranzo o ha mangiato il cioccolatino, pensiamo al caffè o al cacao, io per poter avere queste, queste piantagioni di caffè o di, o di cacao ho dovuto cambiare l'uso del suolo rispetto a quello che avveniva 5 anni fa, 10 anni fa o 20 anni fa. Questo genera un impatto perché il caso estremo è per favorire eh, questa cultura io devo deforestare. Quindi questa parte dell'impatto è importante, quindi come sfida eh, quando si parla di crisi climatica andare a misurare correttamente l'impatto legato al cambiamento dell'utilizzo del suolo che eh, fa parte del sistema agricolo è una, una necessità veramente eh, prioritaria. Vengo all'innovazione, all no? quindi questo, questo strumento che che viene chiamato ecoterra con, con la Q per il riferimento a Quantis, ma che permette di quantificare quindi l'impatto ambientale che sia carbon footprint, ma anche altri indicatori come quelli dell'acqua, quelli della biodiversità, legati appunto al cambiamento d'utilizzo del suolo. E questo, eh, questa è la, è la problematica macro. Quello che lo strumento permette di risolvere è di accelerare i tempi nel quantificare questo, questo impatto. Oggi è tecnicamente fattibile e lo si fa per, per chi è specialista nel, nel settore in maniera abbastanza artigianale, abbastanza manuale, che si traduce però per tem con tempi abbastanza lunghi quando un'azienda del, del sistema food chiede ok ma cos'è il mio impatto ambientale? Qual è la quota parte del mio, del mio impatto ambientale legato alle mie materie prime? Se lo si vuole fare in maniera precisa oggi richiede alcuni mesi di, di progetto, alcuni mesi di lavoro per stimare quell'impatto. Grazie a Ecoterra siamo riusciti a, a, a comprimere questi tempi e non si ragiona più in mesi, non si ragiona in settimane, si ragiona in qualche giorno di lavoro perché si va ad incrociare informazioni satellitari, informazioni geospaziali che mi permettono, se so dove avviene la mia cultura, di capire Geol geolocalizzare eh, questa attività e grazie ai database sapere anche lo storico che sta dietro a quel metro quadrato di terra e di conseguenza capire cosa sono i cambiamenti di utilizzo del suolo e quantificare diciamo, eh, la perdita di biomassa che sia sopra o sotto il suolo e quindi affinare la footprint di quel chilo di cacao di quel chilo di caffè. Tengo a precisare quindi come l'innovazione, in questo caso digitale, permette di accelerare da una parte, ma anche di ottenere risultati sempre più precisi e non è un esercizio diciamo, stilistico fino a se stesso, ma nel creare questo ponte tra conoscenza della sostenibilità, scienza della sostenibilità e bisogno business, accelerare e avere maggiore precisione in questo dato è il punto di partenza per poi lasciare l'azienda prendere le decisioni su come migliorare la situazione. Quindi io faccio l'assessment, quantifico il problema in maniera sempre più efficace, sempre più rapida, sempre più precisa, per poi pianificare dove voglio arrivare domani e qua faccio riferimento per le aziende, per esempio... Se rimango nel tema del cambiamento climatico c'è un'iniziativa che è chiamata Science-Based Target Initiative che permette all'azienda di fissare degli obiettivi di riduzione delle mie emissioni a gas a effetto serra in linea con gli accordi di Parigi e quindi pianifico dove voglio essere 2030-2050 per poi però convergere nella fase trasformativa, che è quella essenziale agli occhi del pianeta, e quindi farsi di cambiare effettivamente il sourcing, di cambiare le pratiche agricole se necessario, ripensare al mio portfoglio di prodotti se sono un'azienda eh, dell'agroalimentare e quindi concludere con questa fase trasformativa, se no se rimango a aver scattato una bella fotografia del problema, dire che domani cambierò il mondo ma mi fermo lì, agli occhi del pianeta rimane abbastanza trasparente. No? Quindi questa innovazione è necessaria per essere più precisi e più rapidi inseriti però in un contesto focalizzati alla trasformazione e all'azione concreta, quindi è uno strumento a disposizione del settore food e del mondo agricolo per accelerare la presa di decisione e la decisione che vada nella direzione, nella direzione giusta. Grazie mille Simone, anche lui ha tenuto benissimo i tempi, sarà interessante perché eh, adesso passiamo a altra materia. Nel senso che i, le persone che vedete qui rappresentano effettivamente pezzi diversi dell'agricoltura, del mondo agricolo. E, e questo è interessante perché il mondo agricolo è ancora considerato spesso con, dire, con una visione un po' arcaica, no? senza parlare di innovazione in modo particolare, ma c'è la considerazione che l'agricoltura sia qualcosa in qualche modo che viene sempre sta in secondo piano eccetera eccetera ecco, qui noi abbiamo invece eh, delle espressioni innovative particolarmente interessanti e che provengono da mondi diversi no che è la cosa passiamo a Gabriele Mongardi Imageline. lui si occupa di agricoltura digitale e sostenibile come funzione come vuole dire ruolo all'interno all dell'azienda della, dell eh, che cosa fa Imageline? Loro offrono all'agricoltura servizi legati alla rete, banche dati, soluzioni informatiche, ehm, analisi voglio dire, di siti web, eccetera, eccetera. Però hanno un progetto legato alla formazione, legato ai giovani no? e quindi al fatto che l'agricoltura è uno di quei settori in cui, per ragioni strane che adesso non commenteremo, ha visto un forte avvicinamento da parte delle giovani generazioni però queste giovani generazioni hanno bisogno di in qualche modo leggerla un po' meglio l'agricoltura, di essere meglio accompagnati. E allora loro come Mageline hanno vuol dire, creato questo, chiamiamolo prodotto, non so come, come definirlo, comunque questo percorso formativo, progetto. progetto, percorso formativo che si chiama Agro Innovation Edu. Esatto. Allora. Buonasera a tutti. Eh, esatto, noi abbiamo iniziato questo percorso, questo progetto alcuni, alcuni anni fa. Per un motivo molto semplice, se noi vogliamo portare eh, innovazione nel settore, del, eh, nel settore agricolo, nel settore dell'agri-food, dobbiamo partire necessariamente da chi un domani sarà il protagonista del settore. Quindi noi abbiamo scelto per questo di avvicinarci in modo particolare eh, agli studenti, quelli che già hanno scelto un percorso. Indirizzato ecco, diciamo, al settore, quindi studenti degli istituti agrari e delle università di indirizzo agrario, per parlare già direttamente a loro di quelle che sono le tecnologie, non che saranno disponibili in un futuro, chissà, ma di quelle che già oggi sono utilizzate nei campi, sono utilizzate negli allevamenti, perché appunto, come diceva anche Mauro poco fa, a dispetto dell'idea. Ecco, diciamo, un po' bucolica dell'agricoltore con la zappa sulla spalla. Le, nelle aziende agricole di oggi la tecnologia è già entrata in maniera preponderante, e, e già oggi la tecnologia ha cambiato molti dei paradigmi eh, agricoli. Ecco, diciamo così. ecco, quindi noi vogliamo già partire dagli studenti perché. A differenza diciamo di quello che è successo nelle, nelle aziende agricole, questo ce lo dicono anche i professori, ecco, non allo stesso modo si sono modernati i percorsi di formazione per l'agricoltura. Ci sono sicuramente di molte aziende che si, si occupano e hanno scelto anche di, di avere questo occhio di riguardo eh, per, per le scuole. Noi appunto in, nel nostro piccolo abbiamo questo progetto, come dicevi tu, da alcuni anni che portiamo avanti, abbiamo incontrato. Migliaia di studenti nelle università, negli istituti agrari e proprio cerchiamo semplicemente di far questo: far vedere agli, agli studenti che l'agricoltura è qualcosa di innovativo, di defin per definizione, e la tecnologia è uno, strum è uno strumento che è eh, finalizzato a portare appunto questa innovazione nel settore dell'agricoltura. Ehm, una cosa che Diciamo sempre appunto agli studenti è, è, è proprio questa: quella di non farsi trascinare dallo strumento o dalla tecnologia, quindi non rincorrere la tecnologia per, per sé, ma con l'idea di andare nel, nel percorso di un'innovazione. Quindi partire dal sapere che cosa si vuole migliorare, qual è l'obiettivo che ci si pone come azienda agricola di miglioramento, che sia appunto in termini di performance economiche, che sia in, in termini di sostenibilità della produzione. E andare a scegliere quelle che sono le strategie, innanzitutto, e le tecnologie che meglio si sposano con quelle, con quelle, con quelle strategie. Quindi, molto semplicemente è questo quello che noi abbiamo fatto: forniamo alle, uh, alle scuole proprio anche gli strumenti che noi stessi sviluppiamo per gli agricoltori, come dicevi tu, diciamo, banche dati, eh, software che servono anche per la gestione. Le aziende agricole, il QDC Quaderno di Campagna, in particolare, è il nostro software di riferimento in questo senso qui, in modo che già dai banchi di scuola gli studenti abbiano modo di toccare con mano quella che è la realtà delle aziende agricole e il modo in cui vengono gestite le aziende agricole già eh, oggi. Quindi, sostanzialmente, questo è, è un po' la scelta che, che abbiamo fatto. Grazie, grazie tante a Gabriele. Eh. Veniamo all'ultimo interlocutore di questo primo giro, Alberto Massa Saluzzo. Lui è presidente di un distretto agricolo che si chiama Dinamo, che significa Distretto Neorurale delle Tre Acque di Milano. Poi spiegherà lui esattamente di cosa, che cosa significhi questa, questa sigla. Ehm, con lui parleremo di a, affrontiamo altro. Lui presenterà un programma integrato d'area. Parlerà del rapporto tra città e campagna, parlerà di che cosa significa essere agricoltura periurbana, che cosa significa consumo e spreco di suolo, che è uno dei temi che ci vengono sollecitati dall'organizzazione del Salone e di come un organismo come una, un organismo rappresentativo degli agricoltori, sono 53 le aziende che compongono il, il distretto, possa in qualche modo intervenire nei confronti delle istituzioni per dire, muovere la, la, la pianificazione del territorio anche in chiave sostenibile. Benissimo, buongiorno a tutti. Eh, sì, mi ha presentato come Presidente di un distretto agricolo e il mio linguaggio quindi è quello dell'agronomo, no? sono agronomo di professione, parlerò eh, diciamo, con queste, questa capacità. Ecco, voi seguitemi. Chiedo per cortesia, sono l'unico... Che ha una presentazione, eccola qua, per, per parlare di questo piano d'area che ha introdotto il dottor Di Mauro. Il, io ho messo il mio sottotitolo Innovazione di pensiero, siccome il tema no, di, di queste giornate è legato all'innovazione, non sono qui per parlare di innovazioni tecnologiche, di innovazioni eh, in campo macchinario o tecniche culturali, ma di un concetto, eh, appunto di un pensiero. Un pensiero, andiamo pure. Ah no, c'ho io il comando. Scusa, il, è un principio portato avanti dall'Unione Europea già da tempo, eh, che ho sviluppato numerose volte nella mia attività professionale e che riassumo per voi in, in un esempio che è questo piano d'aria. Cos'è un piano d'aria intanto? È un, eh, è un, è un progetto, eh, quindi non è una programmazione in questo caso, è proprio un, un piano realizzato, da, da realizzare e al momento realizzato finirà il 31 dicembre. Che coinvolge, quelle sono le tre acque no? che danno nome al, al distretto, quindi da realizzare in quel territorio dove è già costituito il nostro distretto e eh, dove il concetto d'area sta a rappresentare attività da sviluppare su un territorio. Quindi dei connotati precisi che nel caso di questo progetto non sono tutte 53 le aziende, ma una quarantina, sì, oltre, oltre vedete due parchi e eh, due province e anche due comuni che lì non sono indicati, per, per dare un'impronta particolare. Che tipo di impronta che significhi sostenibilità? No? E eh, sviluppata attraverso la connessione tra tutti questi partecipanti. Una impronta che eh, proviene da questa eh, definizione generale, che non è mia. Non so, per la verità non so di chi sia, un'agricoltura ha tante funzioni. Cioè il principio è l'agricoltura per queste aziende ader aderenti al distretto, ma possiamo anche dire per l'Unione Europea, che fondamentalmente è detta delle normative, dei regolamenti che possono poi o meno essere eh, applicati da singole aziende o da, da consorzi come in questo caso no? eh, il principio è. L'innovazione è questa. L'agricoltura non è più solamente un settore economico che deve produrre cibo o fibre, tessuti, diciamo, carburanti. Ma è alle condizioni di oggi un indispensabile elemento per la produzione di servizi, servizi territoriali, servizi ambientali, servizi culturali, servizi naturalistici. La biodiversità è un tema dibattutissimo. Quindi, l'agricoltura per il fatto che. Maniche che agisce sul terreno e gli agricoltori per il fatto che sanno manipolare il terreno, sono attori di, questa, di questo principio e lo sono pagati. Poi vediamo anche in che maniera. Queste sono slide rapide per inquadrare più tecnicamente eh, di cosa si parla, è un progetto promosso dall'Unione Europea in primis ma poi applicato dalla Regione Lombardia attraverso questa misura 16 che ha per titolo suo la cooperazione tra aziende, altrimenti non si avrebbe un'impronta di area ma, ma solo locale. Questo è il territorio su cui si applicano le azioni che poi rapidamente vediamo e non si leggono ma insomma l'elenco dei partecipanti dei partner siamo vicini a Milano, tra Milano, Pavia verso eh, Novara quindi in un territorio densamente abitato tutto sommato, non è la campagna desolata di tanti luoghi ma è un territorio densamente abitato dove la fornitura di servizi richiesti dal, dal pubblico dal pubblico non l'ente pubblico, dalle persone è fondamentale, quindi c'è parecchia domanda di quello che viene poi offerto. Rapidamente, il piano integrato d'aria è composto da azioni strutturali, adesso le vediamo: infrastrutturali, cioè percorsi. Eh, devono essere collegate zone diverse da guardare, da vivere. Interventi agroambientali, vediamo cosa vogliono dire, e eh, azioni di trasferimento delle conoscenze dove hanno partecipato l'Università Bicocca e l'Università Statale. E poi il coordinamento di tutto quanto. Questa è diciamo, una tabella che riassume i valori in gioco. Voi vedete il totale dell'investimento ammissibile è 1.593.000, di cui 950.000 euro vengono ritornati alle aziende a fondo perduto. Quindi si parla di un progetto di un, di un certo respiro, di una certa importanza nel mondo agricolo. Primo eh, obiettivo del progetto, adesso parlo di questo progetto ma riconducetevi ai quei principi fondamentali che abbiamo visto prima di, di fornitura di servizi. No? Obiettivo specifico, la, il cosiddetto agroambiente, no, ecco, determinare il miglioramento ambientale del territorio coltivato. Perché questo? Vedete qua, adesso devo essere veloce, cioè, quindi corro. Eh, prima dell'applicazione de, di questa innovazione di pensiero, che non è recentissima per la verità, ma che comunque è sempre più accentuata nelle politiche agricole comunitarie, eh, l'agricoltore, anche inconsapevolmente per un fatto di meccanismi di mercato e, e appunto di politiche, si trovava a essere un destrutturatore del paesaggio e della natura. Di conseguenza si, si, la, la vecchia politica conduceva a paesaggi e situazioni di questo tipo, che sono, pensando alla sostenibilità, decisamente deprimenti. Non, non c'è vita in questo terreno se non l'unica specie che si vuole avere in campo, che è il riso in questo caso. Qui siamo nel Vigevanese. Guardate quest'altra, forse ancora peggio, un territorio, un campo immenso, aratto. Qui siamo nel Pavese, dove non, niente, lì siamo in febbraio, non c'è nessun segno di vita, ma non è cattiva volontà dell'agricoltore. Erano diciamo, certe spinte economiche dettate nel mondo agricolo che conducevano a queste situazioni. L'innovazione di pensiero ha portato a considerare l'agricoltore come un costruttore di paesaggio. A un certo punto fu posto l'agricoltore. Su base volontaria, ma man mano diciamo, diciamo così sempre più obbligatoria, delle condizioni per cui la ricostruzione della natura, del paesaggio e quindi indirettamente della salubrità dei luoghi e quindi dei cibi ecco, propone dei pagamenti ambientali. Dice tu non, non lasciare un terreno eh, come prima, fa, fammi questo, te lo pago, te lo pago molto bene, fa parentesi, sia al 100% della realizzazione che poi fino a vent'anni di mantenimento, certo non può essere infinito, per arrivare a situazioni di questo tipo o di quest'altro. È bastato reintrodurre fisicamente, strutturalmente degli interventi di interesse ambientale che subito la vita animale è ritornata in quel luogo. Questo è il primo grande obiettivo. Il secondo obiettivo, migliorare la qualità della fruizione. Una volta riqualificato il territorio, il tentativo è avvenuto su una ventina di aziende in quel piano d'aria che abbiamo visto prima dove a questo punto si deve cucire la possibilità di viaggiare in bicicletta con cane, no, passeggiando turismo domenicale insomma per furia di queste aziende e le aziende a loro volta ricevono volentieri visitatori perché poi cercano di organizzarsi in propri programmi di vendita diretta di spaccio di agriturismo eccetera questi sono pannelli che una ventina di aziende ognuna con i suoi testi ha montato lungo percorsi che conducono in Cascina, questo è un particolare di un progetto del Parco del Ticino che in una determinata situazione aveva da costruire una passerella ciclabile, quindi diciamo, strutturalmente importante, e con quel contributo al 90% gli viene finanziata. Terzo obiettivo, valorizzare la produzione delle aziende. Quindi la, il fatto di, eh, come dicevo poco fa, richiamare la gente in cascina per poter accorciare la filiera so, e rendersi sostenibili. Questo è un bellissimo agriturismo in comune di Besate, che ha goduto di contributi. Il parco del Ticino: queste sono bacheche, scaffali della, per capire il mercato che si vuole raggiungere. Ultimo obiettivo che rende compartecipi anche. Nelle conoscenze, le aziende, è il fatto che l'università su alcune di queste ha condotto delle proprie sperimentazioni mh, in campo sulla, sulla sostanza organica, sulla biodiversità e poi ne ha diffuso le informazioni a tutti quanti. Ecco, chiamate buone pratiche ecologiche, che sono interventi in campo che possono favorire o meno, applicati a seconda, il grado di eh, sostenibilità nelle coltivazioni e quindi nei cibi. Io con ciò Grazie. Grazie. Mi scuso perché il tema è particolarmente interessante, ma noi abbiamo dei tempi che sono infernali e che dobbiamo rispettare per chi viene dopo di noi. Passiamo al secondo giro, In inizierei. Sub intanto è eh, interessante come il, il mondo agricolo si organizzi, cioè si connetta per offrire servizi e per garantire un'omogeneità dal punto di vista della fruizione del territorio. Veniamo, diciamo, alziamo un attimino la, la, non dico la qualità dell'intervento, diciamo, spostiamoci un po' più in alto rispetto al tema della sostenibilità e proviamo a capire eh, come la sostenibilità si riesca a divulgare, a diffondere. Eh, partiamo da, da Simone e Da Quantis. Loro non, non hanno soltanto, quando ragionano in termini agricoli non hanno soltanto questo strumento che in qualche modo geolocalizza. Cioè loro si occupano di settori che io, di cui mi piacerebbe che si parlasse di più in relazione all'agricoltura, ma purtroppo si parla ancora poco. E sono la cosmesi, la moda e eh, il beverage, per esempio. Ecco, c'è un rapporto tra chi offre servizi. E Consulenza nei confronti di segmenti che magari non sono dire, l'agricoltura diretta, ma sono quella riflessa nel rapporto con gli stakeholder, cioè voglio dire, come si riesce a trasferire? Prima si parlava di rapporto tra sostenibilità e business, come si trasmette questo, questo concetto, il valore della sostenibilità all'interno di un'azienda che è vostra cliente e che ha come obiettivo quello di fare fatturato? Sì, allora effettivamente um, quando uh, in Quantis si è deciso di focalizzare la nostra attività su determinati settori, abbiamo focalizzato su food and beverage, cosmetica e il settore della, della moda. Dietro questa scelta c'è il fatto che l'attività agricola alla base. Di questi settori, se pensiamo alle materie prime che poi vengono trasformate, che vengono utilizzate da questi settori in applicazioni totalmente diverse, um, però ecco, i tre settori hanno questo punto in comune, quindi se voglio io come azienda di uno di questi tre settori avere impegni in termini di sostenibilità seri e riuscire a passare dall'impegno dichiarato a un cambiamento reale, devo eh, a un certo punto risalire alla filiera e affrontare il tema delle materie prime e di conseguenza all'attività agricola che sta alla base di eh, diverse di queste materie prime. Faccio un paio di riferimenti perché siamo partiti oggi sul settore ehm, agroalimentare, perlomeno per, per, per il mio intervento. Ieri abbiamo avuto modo con il mio collega Alessandro, che ringrazio, di animare un, un panel che racchiudeva attori della cosmetica. Okay? Quindi, all'interno del Salone stesso, eh, ieri abbiamo visto come la necessità di coinvolgere più attori di una stessa filiera può aiutare a spingere tutto il sistema eh, in avanti. Storicamente, eh, qui alla, al Salone, nelle, ne, da diverse edizioni, abbiamo avuto il piacere di. Eh, animare e contribuire alle sessioni dedicate al mondo della moda e eh, su questo ultimo settore mi viene in mente un'immagine eh, che mi fa sorridere quando passiamo dall'agricoltore la visione dell'agricoltore un po' vecchio stile a un evento al quale abbiamo avuto il piacere di partecipare alla scala qui a Milano eh, domenica scorsa dove c'erano i Sustainable Fashion Awards, quindi immaginatevi tutti gli attori della moda, del lusso, eh, che si ritrovano eh, alla scala per celebrare i migliori esempi di sostenibilità, ma se vogliamo essere coerenti con quel percorso di questi grandi brand, prima o poi devo andare ad affrontare... Il tema delle attività agricole, quando pensiamo ancora una volta alle materie prime, alle fibre che utilizzano. Quindi, questo eh, diciamo questo estremo tra le due immagini: da una parte il campo e la terra, dall'altro eh, la scala e, e, e le paiette, per me e per noi come quanti, si in realtà si parlano dal momento che voglio eh, adottare un approccio scientifico alla sostenibilità ambientale. E quindi che mi piaccia o meno che sia intuitivo o meno, la scienza ci spinge in quella direzione, i numeri ci spingono nel tracciare ogni singolo passaggio dall'utilizzo finale del prodotto o ancora meglio del servizio offerto al, al cliente finale con tutto quello che avviene eh, nella filiera. E per me questo è l'indicatore diciamo, principale che dimostra la necessità di avere un coinvolgimento dei vari stakeholders all'interno di una filiera e poi a livello aziendale delle varie figure aziendali, perché se lasciamo il tema della sostenibilità a pochi esperti, a quelle due o tre persone eh, che focalizzano su quello, è uno step necessario, ma è la dimostrazione stessa che il business oggi non è allineato con il pianeta, non è allineato con la natura e di conseguenza nell'organigramma dell'azienda de, dell eh, viene affrontato in maniera eh, separata business e sostenibilità. E per chiudere invece io mi riallaccio a quella figura iniziale di eh, far parlare questi due mondi non tanto per una, una, diciamo, una curiosità ma per una necessità, fin tanto che questi due anime non si parlano la sfida ehm, climatica, la sfida ambientale in maniera più ampia eh, sarà d'attualità, quindi eh, facciamolo in maniera eh, eh, forte, facciamolo in maniera anche eh, urgente perché non abbiamo eh, più di tanti anni a, a disposizione per, per far cambiare le cose e occasioni come quelle di oggi sono sicuramente delle occasioni che permettono di spingere, come dicevo prima, tutto il sistema, tutta una filiera nella direzione eh, giusta. Grazie, speriamo di tornare presto su queste cose. Eh, vengo al secondo interlocutore che è Gabriele. Allora, ImageLine si occupa prevalentemente, se posso come dire, concentrare anche se, se forse è un po' riduttivo, di informazione. No? Esatto. Cioè, ha questo ruolo importante. Eh, si parla poco di informazione in agricoltura, cioè nel senso che sono pochi gli operatori dell'informazione che affrontano i temi agricoli. Voi tra l'altro ragionate su, dire, su un percorso informativo che passa attraverso la rete, quindi di grande diffusione. E io sono un consumatore di uno dei vostri prodotti prodotti, insomma, media, anzi chiamiamolo così, sono un consumatore di un vostro media e questa cosa, anzi medium, perché è latino ed è singolare, scusate, e, e mi, mi pongo il problema: come si fa, voglio dire, a. Eh, Lavorare in, su questo tema, su quello dell'informazione, cercando di allargare insomma il consenso, perché il consenso e l'attenzione non siano un'attenzione un po' fine a se stessa, di settore, insomma, ma siano un sia più allargato. Sì, esatto. Noi diciamo, il uno dei nostri focus eh, prevalenti è proprio quello dei dati, cioè delle informazioni eh, proprio anche scomposte nei singoli dati e eh, diciamo che. Da un lato ci rivolgiamo direttamente agli operatori professionali, quindi gli agricoltori e eh, i tecnici, i consulenti, gli elevatori, insomma tutti gli attori della filiera per fornirgli i dati esatti eh, di cui hanno bisogno e a volte sono dati un, un po' nascosti, nel senso mh, sono dati che cambiano, che sono i dati a volte anche quelli semplicemente eh, derivanti dalla normativa. Gli agricoltori. Ogni volta che fanno un qualcosa in campo devono registrarlo, ci sono delle regole molto, molto strette e, e non sempre gli agricoltori riescono ad avere accesso ai dati aggiornati eh, rispetto a quello che è la normativa eh, vigente nel settore. Questo è uno dei nostri principali obiettivi, lo facciamo attraverso dei portali specifici, delle banche dati sui prodotti fertilizzanti, prodotti per la difesa delle colture eh, e giù di lì. Tutti questi prodotti che vengono usati in campo, appunto, gli agricoltori devono registrarli, quindi, allo stesso tempo, gli agricoltori, oltre a utilizzare dei dati, creano dei dati, perché quando utilizzano un prodotto in campo, lo registrano e in quel, in quel modo li stanno creando un dato che spesso rimane lì nell'azienda. Una delle cose su cui stiamo cercando di lavorare anche con gli altri attori della filiera è proprio quello di trasferire questi dati lungo tutta la filiera, è anche il grande tema della tracciabilità alimentare, quindi in modo che il consumatore finale riesca a risalire tutti i gradini della filiera fino a quello che è stato fatto direttamente in campo e questo lo si può fare solamente se si raccolgono i dati direttamente proprio dall'agricoltore e dal campo. Uno dei progetti su cui stiamo lavorando è anche quello di utilizzare la tecnologia della blockchain per, eh, per la tracciabilità eh, alimentare, un progetto che si chiama AgriFoodTrack, eh, ma non solo, c'è anche un altro grosso tema che appunto tu dicevi, quello di divulgare al grande pubblico anche eh, molte di queste informazioni. Eh, anche prima eh, si parlava di come L'agricoltura ha una funzione non solo produttiva, ma fornisce servizi ecosistemici e, e fornisce servizi di altro tipo, non solo appunto eh, i prodotti alimentari. Eh, su questo anche da un, certo, da un punto di vista normativo l'Europa spinge molto, quello che è uno dei temi principali anche della politica agricola comune e è proprio uno degli altri progetti che, che seguiamo. È indirizzato in questo senso qui, nel divulgare anche al grande pubblico quello che è già l'indirizzo che la comunità europea sta dando all'agricoltura, cioè nell'andare verso un'agricoltura eh, un, 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 un più sostenibile non solo in termini economici, perché ovviamente gli agricoltori e le aziende agricole devono economicamente stare in piedi, altrimenti si vanno a perdere tutte quelle, quelle, quelle funzioni anche ecosistemiche che appunto forniscono. E, e quindi è fondamentale anche divulgare a chi non è un addetto al settore quelle che sono le tematiche legate appunto a, a, a questi indirizzi che anche la, la, la comunità europea dà. Eh, per chiudere un po' diciamo così, il, 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 il ciclo appunto, di, queste, di queste, tutte queste informazioni, ecco appunto uno dei, dei temi di cui si parla anche in, in termini proprio tecnologici è lo scambio di questi dati. A volte un'innovazione non è aggiungere una nuova tecnologia, ma è con quello che già c'è riuscire a utilizzarlo in modo diverso per poter eh, ottimizzare i processi. Gli agricoltori già utilizzano molti strumenti, già inseriscono dati. In diverse parti. Un tema fondamentale di cui si sta parlando in questi, in questi periodi, ecco diciamo anche nella, nello sviluppo delle tecnologie in agricoltura è il fatto che questi, eh, queste tecnologie si devono parlare tra di loro in modo che l'agricoltore non debba più volte inserire gli stessi dati, non debba più volte andare a cercare gli stessi dati, ma in maniera unica, diciamo così, avere un sistema uniforme che possa permettere lo scambio dei dati e questo ovviamente è un lavoro di concerto di tutte le aziende di tutti i produttori di tecnologia e quindi anche qui ritorna il grande tema delle connessioni che è, che è centrale appunto anche in questo salone il mettersi insieme per innovare non aggiungendo cose ma facendo in maniera migliore quello che già di fatto si sta facendo creando delle connessioni grazie grazie molto veniamo a Miriam allora eh, approfitto del fatto che tu abbia all'interno di Granarola anche la fu funzione della comunicazione. Eh, evito di parlare della comunicazione pubblicitaria, perché se dovessimo parlare di questo, ci troveremmo di fronte a, a un unico prodotto che oggi si vende, che è la sostenibilità. Indipendentemente dal fatto che siano assicurazioni, automobili, profumi, tutto è sostenibile, tutti vendiamo sostenibilità. Parliamo invece. Di cosa succede all'interno di un'azienda, cioè quanto la sostenibilità, quanto la comunicazione di un'azienda riesce a creare un'identità aziendale, no? quindi la comunicazione interna, in chi lavora in questa azienda. Perché voi peraltro, cioè, non siete l'azienda, nel palazzo sono tutti lì, tanti saluti e grazie. Voi avete una rete articolata di, come dire, di connessioni produttive. Come si fa a creare l'idea che appartengo a quell'azienda perché sono sostenibile. Oppure sono sostenibile in quanto appartengo a quell'azienda. Allora sì, la, la comunicazione interna rappresenta oggi un elemento fondamentale per eh, veicolare la, la, la sostenibilità e fare in modo di avere all'interno dell'azienda tanti ambasciatori che varcata la soglia dell'azienda sono in grado di promuoverla. Eh, per questa ragione due anni fa abbiamo creato un comitato interno che si chiama Alta Sostenibilità all'interno del quale siedono tutte le funzioni aziendali, eh, sono rappresentate tutte le funzioni aziendali e ehm, vi è anche presente il direttore generale. Faccio questa puntualizzazione perché, perché avere al proprio interno tante, tante persone che hanno tanta buona volontà e non avere diciamo, chi può autorizzare l'avvio di, eh, di alcuni progetti diventa di poco valore. Quindi, la presenza del direttore generale all'interno eh, del comitato alta sostenibilità rappresenta un elemento. Eh, vincente perché di fatto accelera eh, molti processi. Questo, non a caso, a mio parere, è avvenuto proprio in coincidenza eh, del Covid, eh, della pandemia: nel senso che l'urgenza di adottare alcuni eh, processi in maniera mh, tempestiva è diventata fondamentale. Hm? L'alta sostenibilità viene veicolata attraverso degli appuntamenti periodici ma anche attraverso dei sistemi informatici. Abbiamo tutta una serie di sistemi, il più importante si chiama Workplace, che veicolano a tutte le persone dell'azienda, eh, impiegati ma anche operativi, eh, tutta una serie di informazioni importanti relative alla sostenibilità. Eh, non solo, ovviamente adottiamo tutti quelle, quegli strumenti come possono essere il bilancio di sostenibilità, la sintesi del bilancio di, sost di sostenibilità come strumenti atti a agevolare eh, diciamo, la comprensione. La sintesi, mi fermo un attimo su questo, del bilancio di sostenibilità è interessante perché, perché per chi non avesse voglia di leggere... Grandi documenti, tomi da 200 pagine. Non, ave, non fosse un addetto ai lavori, non avesse interesse specifico, eh, relativo, per esempio, alla parte di misurazione. La sintesi del bilancio di sostenibilità racconta dei progetti, dei risultati e dei futuri progetti, quindi di fatto da uno, una, come dire, una panoramica non solo di quello che si è fatto nell'anno precedente ma anche di quello che si intende fare eh, di qui in avanti. Poi ovviamente ci sono tutte le attività in campo, ma in campo veramente, nel senso che abbiamo molte fattorie didattiche eh, che si prestano ad ospitare studenti di ogni ordine grado eh, per veicolare informazioni relative alle attività che si fanno in termini di sostenibilità all'interno degli allevamenti e sono tante e poi tutta una serie di iniziative che sono invece all'interno degli stabilimenti. Quattro dei 14 stabilimenti ospitano eh, delegazioni spessissimo provenienti dall'Italia, spesso anche provenienti dall'estero, perché a dispetto di quello che eh, spesso diciamo veniamo visti anche come un modello positivo eh, all'estero. Eh, questo in maniera molto sintetica. Mi fermo un attimino su un concetto che è stato espresso prima, che è quello dell'agricoltore e dell'allevatore come colui che tutela l'ambiente. Colui che salvaguardia l'ambiente. Pensiamo agli allevatori, per esempio sull'Appennino eh, bolognese. Ecco, grazie a loro, molta parte del territorio è stato salvaguardato. Non a caso, molte delle fattorie didattiche sono proprio di quegli allevatori lì. Che come dire, fanno del, del proprio lavoro qualcosa di più, no? che è anche un, un motivo di orgoglio, di soddisfazione all'interno dei territori nei quali operano. E un cenno anche alla collaborazione che c'è con le università. In particolare è stato creato un comitato tecnico-scientifico formato dalle università di Milano, di Bologna e di Brescia, che è finalizzato specificatamente all'identificare all tutti quegli indicatori che, soprattutto a livello agricolo-allevatoriale, faranno, fanno oggi, ma faranno tanto più in futuro, la differenza in termini di sostenibilità. I colleghi lo sanno, non è così facile parlare di sostenibilità a livello agricolo-allevatoriale perché Perché ogni regione fa a sé. Quindi ci sono mille registri, cioè tanti registri quante sono le regioni italiane, e non tutte, e non tutte le regioni agiscono nello stesso modo. Talune sono più disponibili a condividere i dati, tal'altre sono meno disponibili. Ecco, io penso che eh, Vada fatto un appello importante anche al Ministero dell'Agricoltura, che è un po' la Cenerentola delle volte no? del, del, del governo, perché ovviamente l'agricoltura rappresenta qualcosa di molto importante per, te, per tante delle ragioni che si, si sono citate prima. prima. Primo discorso, tutela è un modo per tutelare il territorio. Secondo discorso, è la bandiera del nostro food. No? In Italia e all'estero. Terzo motivo perché, lavorando sull'agricoltura, si riescono in qualche modo a creare molte connessioni. Tanto più sarà possibile eh, lavorare in sinergia con tutte le regioni in maniera univoca tanto più si potrà andare nella direzione di rappresentare in maniera corretta l'impatto che agricoltura e allevamento hanno sui nostri territori e intervenire laddove necessario per tentare di alleggerire questo impatto, anche lavorando in sinergia con altri partner. Un esempio era quello che citavo all'inizio dell'intervento, ma ovviamente i partner sono di diverso tipo. In termini, cioè, con le università, con gli studenti, spesso con le start-up, avevi citato prima Agrofood cioè il nostro acceleratore che cerca di intercettare ragazzi sui territori per fare innovazioni in campo agricolo-allevatoriale. Io penso che lavorare in sinergia con tutti questi attori e avendo nel governo un interlocutore frequente, un interlocutore con il quale si può parlare spesso possa rappresentare davvero la svolta per i nostri territori. Grazie Alberto. Devo chiedere di essere un po' velo velocissimo, la domanda è secca, gli agricoltori tendono a essere un po' introversi, sono persone, voglio dire, ecco, il, il distretto quanto riesce a metterli insieme su tematiche come la sostenibilità o, o l'organizzazione della multifunzionalità? No, eh, sì, gli agricoltori sono così, questo è pacifico. C'è anche una famosa barzelletta, ma la racconto dopo. Ma gli agricoltori aderenti al distretto hanno già superato questo scoglio, in fin dei conti, no? per cui si trovano proprio riuniti in un consorzio di aziende agricole perché hanno già eh, acquisito la convinzione dell'importanza della sostenibilità. Quindi il distretto ha un'azione di coordinamento, ma su, sulla, sulla convinzione del principio no, non è necessario intervenire. È, è alla base diciamo, della, della carta no, di distretto, del programma di distretto che iscrivendosi viene firmata da ognuno. Poi la difficoltà del distretto casomai è nel trovare attività Diciamo consortili che riassumano in un unico elemento eh, la, le, questo concetto. No? Per esempio eh, il piano di distretto consente di eh, finanziare a un'azienda di queste un mulino, un, mulino, vabbè, un mulino che però avrà anche la, la sua sezione per la lavorazione di... Eh, di materiale per, per, eh, senza glutine, no? gluten free. Quindi altre aziende conferiranno i, 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 i propri prodotti senza glutine da macinare a questa. Quindi si crea una, diciamo una sinergia di questo tipo. Eh, Un'altra sinergia è appunto la, la creazione di un network di, di ospitalità rurale, per cui il mio agriturismo è pieno segnalo il tuo e a sua volta lui segnala la mia carne, il mio, il mio riso, eccetera. Ecco. Però ripeto, è un'applicazione, la, la difficoltà è più su un'applicazione materiale, non, non sui principi, per fortuna. Benissimo, abbiamo concluso nei tempi, grazie a voi per la pazienza e l'attenzione e speriamo di vederci l'anno prossimo.